Sull'alta velocità del nostro territorio si è acceso un dibattito che sta creando divisioni, contrapposizioni, odie e contrasti, continuando quella guerra tra poveri che in passato ci ha fatto perdere numerose opportunità. Sono le parole di Tommaso Pellegrino, consigliere regionale, nonché presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni. In questi giorni, continua Pellegrino, non sono intervenuto per evitare di contribuire io stesso ad alimentare tali contrapposizioni posizioni e strumentalizzazioni, ma ritengo giusto e doveroso manifestare la mia posizione, che ovviamente intendo portare avanti nelle sedi opportune. Il dibattito si è aperto perché è stata presentata un'idea di progetto in riferimento al recovery plan dall'amministratore delegato di Rete Ferrovie Italiane. Tale progetto prevede il passaggio dell'alta velocità nel territorio del Vallo di Diano, giustamente riparlare di mobilità sul ferro nel nostro territorio dopo più di 30 anni da quando è Stata chiusa la Sicignano Lago Negro ha riacceso entusiasmo e soprattutto speranza in molti cittadini. L'alta velocità rappresenta certamente per noi una straordinaria opportunità, ma se dobbiamo assistere da spettatori passivi al passaggio della stessa senza alcuna fermata, per noi sarebbe non solo una beffa ma addirittura un danno, in quanto ci accolleremmo solo i disagi di un servizio che non porterebbe alcun vantaggio per le nostre comunità. Avere l'alta velocità con una fermata nel Vallo di Diano rappresenta darebbe una svolta importante per il futuro dei nostri figli, darebbe una prospettiva vera e concreta di crescita e di ritorno ad avere una centralità che da anni abbiamo perso, darebbe una prospettiva per tanti imprenditori per investimenti sul territorio, si creerebbero anche concrete possibilità occupazionali per i nostri giovani, ci sarebbero le condizioni per consentire a tanti di vivere con la propria famiglia nella terra dove hanno fatto sacrifici i propri nonni e i propri genitori. Anche anche per la politica dei nostri territori rappresenterebbe l'occasione per rialzare la testa e fare uno scatto d'orgoglio. È evidente che qualora venga confermata tale progettualità da parte di Rete Ferrovie Italiane, il mio impegno con convinzione e determinazione andrà in questa direzione. Qualora RFI dovesse fare ulteriori proposte che riguardano il nostro territorio, sarò pronto a confrontarmi con la stessa determinazione e lo stesso equilibrio. Le strumentalizzazioni irrazionali, invece, ci farebbero perdere l'occasione di pianificare opere di un certo valore particolarmente utili a creare condizioni di crescita dobbiamo lavorare per trovare la maggiore condivisione possibile per ottenere investimenti concreti e utili nel frattempo voglio fare un appello a tutti va benissimo difendere le proprie idee ma almeno impariamo a rispettare le idee degli altri evitiamo continui e inutili attacchi nessuno è il depositario assoluto della verità e rispettare le idee altrui rappresenterebbe anche un segno di maturità e di rispetto per la nostra storia che tutti dovremmo avere, soprattutto quando c'è in ballo il futuro di un territorio.